La NICIA offre un servizio a tutte le scuole che vuole consentire alle stesse di lavorare nell'ottica di quello che il Piano Nazionale Scuola Digitale ci sta chiedendo in questo momento. Paperless School Scuole 2.0 è una piattaforma che offre una serie integrata di servizi digitalizzati per la gestione quotidiana della scuola. Il Piano Nazionale Scuola Digitale metterà inoltre a disposizione delle scuole cospicui finanziamenti in base ai quali sarà difficile appunto sottrarsi agli impegni che ci vengono chiesti. Una delle caratteristiche principali della funzionalità dei servizi di gestione digitale integrata sta proprio nella facilità di utilizzo, della loro fruibilità dei servizi e anche in un elemento importantissimo che è la facilitazione del lavoro quotidiano. Siamo partiti proprio da questa esigenza, cioè di rendere più facile, più scorrevole, più fluido, più gestibile e anche più controllabile tutto il lavoro che nelle scuole si realizza attraverso appunto strumenti digitali. Illustrerò brevemente i servizi che questa piattaforma offre, partendo dalla rendicontazione che è possibile effettuare su tutte le attività che nella scuola vengono realizzate. La rendicontazione ha a che fare con il controllo di gestione che il dirigente è chiamato a svolgere nell'arco dell'anno scolastico e quindi consente al dirigente scolastico di avere sempre sotto controllo la quantità e la qualità dei processi che si stanno realizzando, dagli sportelli per il recupero didattico all'effettuazione delle visite guidate e ai vari progetti. Un altro servizio della piattaforma riguarda la gestione delle assenze del personale mediante la sostituzione con personale interno. I docenti si assentano dalla scuola e comunicano la mattina la propria assenza, ma i docenti si assentano anche per partecipare a visite, ad attività, a progetti. Molto spesso la gestione quotidiana al mattino della presenza e assenza dei docenti arreca un notevole disturbo, un notevole dispendio di energie. Attraverso una piattaforma è possibile per quei docenti che collaborano con il dirigente e che gestiscono la sostituzione interna del personale poter provvedere immediatamente in modo veloce e conosciuto da tutti. Stessa possibilità per le assenze del personale ATA. Un altro aspetto molto importante riguarda la gestione documentale interna, cioè sarà possibile attraverso questa piattaforma redigere i verbali dei vari organi collegiali in seduta stante e inviarli alle repository nelle quali dovranno essere conservati, così come sarà possibile per i docenti compilare a monitor tutti i documenti che gli vengono richiesti per la gestione amministrativa della classe, dalla programmazione personale alla programmazione della classe, all'elaborazione dei piani di studio individualizzati e ai documenti degli studenti che possono essere gestiti a monitor, salvati e inviati al personale di segreteria. Così per la richiesta dei congedi del personale, sempre attraverso un servizio digitalizzato. E un'altra novità abbastanza utile proprio per la complessità della gestione della vita scolastica riguarda la possibilità di inserire in un planner settimanale tutte le attività che nella scuola si svolgono per averne un'immediata fruibilità sia a livello di docenti sia a livello dell'agenda personale del docente che magari deve collocare delle attività come compiti in classe, come attività specifiche che vuole fare all'interno del proprio lavoro didattico e può sapere in anticipo quali sono le altre attività che in quelle giornate possono occupare le classi. Avremo modo di illustrare in maniera molto più dettagliata la funzionalità di questi servizi nel seminario che la NICIA sta organizzando e al quale invitiamo tutti voi.